E sentiamo ora il presidente della Commissione Attività Produttive, Angelo Ciocca, dove si sta discutendo proprio il testo di questa legge. Angelo Ciocca, che è il presidente della Commissione Attività Produttive, nell'ambito di questa commissione si sta discutendo il provvedimento che riguarda la ludopatia. È un provvedimento che si basa essenzialmente su due pilastri, uno di carattere più sanitario e l'altro più urbanistico, commerciale. Sì, una legge importante che inizia a prendere forma. Abbiamo voluto non calarla dall'alto ma costruirla dal basso, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, con i portatori di interesse, con le associazioni che si occupano di contrastare questo fenomeno, un fenomeno che ormai colpisce parecchie famiglie, parecchi cittadini, anche lombardi. Non perdiamo di vista che i numeri da gioco sono numeri estremamente significativi. Si gioca in Lombardia 80 miliardi di euro e si arriva a giocare pro capite in una dimensione dei 2.200 euro pro capite. Quindi Regione Lombardia vuole, con il coinvolgimento del Consiglio, della Commissione, della Giunta e con il coinvolgimento di associazioni di categoria, scrivere una legge che agisca sia nei termini della formazione, sia nei termini del divieto di installazioni in luoghi sensibili e sia nel termine anche di incentivare con i bandi o con altre forme, anche quelle fiscali, il governo dell'installazione di queste cosiddette slot. Noi riteniamo assolutamente che il fenomeno del gioco d'azzardo è un fenomeno che va governato giocando in attacco e non giocando in difesa. Avete sentito anche le associazioni di categoria in queste settimane, appunto, in commissione, che dicono sono d'accordo con il regolarizzare questo provvedimento, questo fenomeno più che altro, però non azzerare del tutto, perché poi ci sarebbero dei danni economici dall'altro lato. Cosa ne pensa lei? È chiaro che in un momento così difficile ci viene anche fatto presente che alcune attività commerciali sopravvivono grazie all'apporto di questa installazione. E è chiaro che noi dovremmo chiedere uno sforzo premiando questo sforzo, riducendo la pressione fiscale per queste aziende e anche premiandole in termini di bandi regionali. Però diventa un fenomeno che assolutamente va governato, l'installazione, il numero di installazioni di queste macchine va assolutamente ridotto e disincentivato. È un dato di fatto che se allontaniamo questo problema dai nostri cittadini, guadagniamo sicuramente in economia ma guadagniamo anche in salute. Vedere le distanze per esempio tra un centro e l'altro e rispetto anche delle zone sensibili, insomma. Sicuramente rivedere le distanze, sicuramente fare in modo che nessun giocatore minorenne possa avvicinarsi a questo tipo di gioco, sicuramente addestrare anche l'esercente, perché l'esercente deve partecipare a dire stop quando la situazione crea dipendenza. Noi vogliamo responsabilizzare l'esercente in questa attività, formandolo e chiedendo a lui assolutamente di partecipare assieme agli enti pubblici al governo di questa malattia, di questo fenomeno.